partecipato a Expo proprio portando la sua società civile e quindi l'associazionismo era parte prioritaria in questo progetto. Perché la Penisola Sorrentina ha partecipato a Expo? Perché Sorrento, capofila, assieme agli altri comuni della penisola, ha deciso di partecipare a un bando di concorso dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANCI, che gestiva uno spazio, un padiglione all'interno di Expo, vale a dire la Cascina Triuzza. La Cascina Triuzza era il padiglione più antico, un'antica cascina all'interno dell'area Expo completamente ricostruita e completamente nuova, che ha visto, chi ha visitato ha visto. Questa cascina è stata restaurata ed è stata assegnata dall'Italia, paese ospitante organizzatore e dunque dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, a tutti i comuni italiani che sarebbero stati in grado di rispondere a questo bando di idee. Io sono stata chiamata dall'allora vice sindaco del comune di Sorrento, Vincenzo Giuseppe Stinga, che saluto, ringrazio per la sua presenza qui, e poi il progetto è stato assunto appunto dall'attuale sindaco Giuseppe Pomo. Devo ringraziare sia tutti, da Giuseppe Stinga all'avvocato Pomo, al sindaco Pomo, a tutti gli amministratori che si sono stati presenti, hanno partecipato al tavolo, perché hanno tutti creduto in questa possibilità di essere a Expo. Era un bando, come ho detto, un bando di ANCI, dunque si gareggiava, era anche una vera e propria gara, in base alla quale sul nostro progetto si sarebbe vinta una settimana di esposizione ad Expo, dunque gratuita, lì dove ormai si sa che a metro quadrato Expo è costato davvero cifre impossibili, e poi era in palio una giornata intera in cui tutto il territorio che partecipava al bando avrebbe potuto mettere in mostra le sue peculiarità, le sue caratteristiche. Abbiamo presentato il nostro progetto iscrivendoci e proponendo di presentare la Penisola Sorrentina come al settore cultura, perché abbiamo pensato che veramente da secoli, da sempre, la Penisola Sorrentina alimenta non solo in senso reale, fisico, il mondo attraverso il turismo, ma alimenta soprattutto l'immaginario